Bella ragazzi e benvenuti qui sul nostro primo contenuto di gruppo, noi me la godo. E oggi siamo qui, io, Gabbo e Ron, per parlarvi un po' di Call of Duty. Il nuovo Call of Duty che è uscito, ci divideremo i compiti, ognuno parlerà del suo, diciamo, settore specifico. E poi alla fine daremo una nostra valutazione in mele. Vorrei iniziare subito a parlarvi della campagna, perché essendo un amante, diciamo, della storia in generale, mi ha fatto molto piacere che questo Call of Duty sia tornato ai tempi passati della Seconda Guerra Mondiale. Poi si comincia subito col botto, perché appena accendi il gioco, apri la campagna e la prima cosa che fai è lo sbarco in Normandia. Io tenterò di non raccontarvi nulla della storia, in realtà per non spoilerare o per non rovinarvi l'esperienza di gioco, quindi vi parlerò solo di alcuni aspetti tecnici che mi hanno colpito, poi anche gli altri parleranno delle loro cose. Finalmente siamo tornati a un gameplay vecchio stile, a un gameplay vecchio stampo, a un gameplay Call of Duty. Mentre si gioca la campagna si ha veramente la sensazione di essere in guerra. Ci sono momenti in cui non capisci assolutamente niente, sei circondato da nemici che ti sparano lanciagranate, lanciano fumogeni, tu sei morto. Quindi quello che vi consiglio per gustarvi al meglio questa esperienza di gioco che può offrirvi World War 2 è giocare con le cuffie, perché almeno siete più immersi nella situazione della guerra. Ovviamente, come in ogni COD, non c'è una libertà di esplorazione durante la campagna. Questo magari è un fatto un po' limitante, dato che si hanno veramente dei corridoi che tu devi seguire. Quindi non è troppo difficile arrivare poi all'obiettivo. Tu sai già dove andare, non devi cercare, non devi fare nulla, devi semplicemente seguire quello che ti dice il gioco. L'unica cosa che però hanno rimesso, anzi, una cosa che in realtà hanno tolto, è la rigenerazione automatica della vita. Finalmente, secondo me, era una cosa abbastanza stupida che la vita si rigenerasse da sola anche durante la campagna. Non ci sarà più questa possibilità. Quindi l'unico modo che avremo per recuperare la nostra salute sarà quello di prendere dei medikit, che potremmo prenderli o dai nostri compagni, oppure li potremmo trovare all'interno della mappa in base alla missione che stiamo giocando. I nostri compagni, inoltre, potranno anche darci delle munizioni, dei fumogeni e tutto quello che potremmo servirci, quindi anche nella campagna più o meno c'è un gioco di squadra. Le difficoltà sono sempre le stesse, quindi reclutare soldato, esperto e veterano. Io devo dire che veterano è, come ogni anno, molto 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 difficile. Ovviamente in base alla difficoltà che scegliete, in base al vostro livello di gioco, in base a quello, a come vi muovete durante le missioni, la durata del gioco può variare, diciamo che va dalle 6 alle 9 stando larghi, ma se vi impegnate ce la fate benissimo in 6 ore a finirlo. Io ora passerei la parola a Gabbo, che vi farà un preambolo di quello che sarà il multiplayer, vi dirà un po' le differenze tra questo COD e quelli precedenti, e poi ci sarà Ron che ci spiegherà il multiplayer in sé per sé. Grazie mille per avermi passato la parola. Il mio argomento principale sarà il feeling con il gioco. Sinceramente, negli ultimi anni a Call of Duty ci ho giocato, ma non tanto quanto ho già giocato a World War 2 quest'anno, e vi dico che ho già giocato tantissimo a questo gioco. Il feeling ovviamente parla da sé, ragazzi, davvero, a me è piaciuto veramente tantissimo e mi sta piacendo davvero tantissimo questo World War 2, soprattutto perché sono un fan di vecchia data, sono un boots on the ground, ovvero piedi a terra. Io adoro i Call of Duty piedi a terra, anche se mi è piaciuto molto Black Ops 3, comunque non è boots on the ground, però sono riuscito ad apprezzarlo tantissimo quello, per altre dinamiche che comunque hanno sovrastato l'importanza di non avere i piedi a terra. La differenza tra il non avere piedi a terra, passatemi la parola ragazzi, perché sennò dire sempre boots on the ground mi viene male la lingua, non avere i piedi a terra e avere i piedi a terra, diciamo che non l'ho sentita tanto come cosa, anche perché ovviamente ci si deve un attimo riabituare, perché comunque passi da un gioco completamente diverso, anche se la dinamica è la stessa. I piedi a terra sono fondamentali in questo COD e cambia tanto se li togli o li metti, comunque è importante. Parlando della velocità del gioco, posso essere fermamente convinto del fatto che sia molto un gioco molto più lento rispetto agli altri e molto meno frenetico rispetto magari a un Black Ops 3 o un Infinite Warfare, giusto appunto per il fatto dei salti. Raga, i salti su Call of Duty sono tutto, cioè il doppio salto era qualcosa, una novità pazzesca che ha rivoluzionato il mondo di Call of Duty, e facendo questo passo indietro hanno rischiato anche di perdere le nuove utenze che hanno comprato Call of Duty negli ultimi 3 anni, che quindi hanno voluto rischiare, ma secondo me hanno equilibrato bene le cose e mi sta piacendo tanto anche per questo aspetto qui. Quindi per quanto riguarda il cambio di velocità, magari non ho sentito molto come magari posso sentire il doppio salto rispetto agli altri COD. Quindi secondo me il gioco di squadra è fondamentale in questo Call of Duty. Tra un po' ci saranno anche le classificate, dove ci saranno i ranghi, dove si partirà magari da un rango basso, vincendo partite su partite. Ovviamente sempre anche lì è importanza del gioco di squadra, si salirà di grado, quindi
quindi non vedo l'ora che escono anche le classificate il 1° dicembre. Io spero di essere stato chiaro e torno a passare la parola. Grazie Bomber. Adesso parliamo invece un po' del multiplayer. Un multiplayer che a mio avviso quest'anno è tornato indietro di un po' di anni nell'old school, coi piedi a terra, boots on the ground, e quindi per tutti i veterani è un po' una nuova ventata d'aria fresca, dato che si era molto parlato dei doppi salti, cose del genere. Quindi a mio avviso è un multiplayer comunque molto equilibrato e molto dinamico allo stesso tempo, che è stato anche semplificato in gran parte dalla creazione quest'anno per la prima volta di 5 divisioni. Ogni divisione conterrà dei perk dedicati a quella divisione, al contrario delle vecchie costruzioni del proprio equipaggiamento che prevedeva la scelta di 3 perk. Quest'anno invece le divisioni, che sono appunto fanteria, aviotrasportata, montana, corazzata e spedizionieri, vi permetteranno di scegliere già dalla divisione dei perk da avere nel proprio personaggio inizialmente, e poi si potrà aggiungere soltanto un perk extra tra quelle a disposizione per poter personalizzare un po' più il proprio armamento e il proprio stile di gioco, perché ogni divisione permetterà di giocare in un modo differente, dall'essere più d'assalto con aria trasportata, da subire meno danni da esplosioni, da fuoco come corazzata, da giocare un po' più stealth come montana e così via. Un'altra novità social di quest'anno, che quindi riguarda anche il multiplayer appunto, è lo spazio social, una sorta di torre di Destiny che si trova anche su Code, dove si possono andare a prendere dei contratti, delle sfide da fare giornaliere per accrescere i propri punti esperienza o dei lanci di rifornimento che vi daranno armi, emblemi e cose in più. Oltre a quello c'è anche una piccola zona di addestramento uno contro uno, dove si possono sfidare i propri amici così per divertimento, nell'attesa che si cerchi la partita un po' come passatempo per non rimanerli fermi davanti allo schermo all'infinito. Per quanto riguarda le mappe, sono 9 le mappe giocabili attualmente, molte ne arriveranno con i prossimi DLC. Delle mappe che ci sono in questo momento, devo dire che quasi tutte rispecchiano molto una configurazione equilibrata e a tre vie, nel senso che c'è una via centrale, una destra, una sinistra, e sono quasi tutte ottime per giocare anche a livelli competitivi. Infatti quest'anno il competitive sarà molto sviluppato anche in Italia, perché ci sarà la Code World League anche in Italia per quest'anno per la prima volta, e io che amo molto vedere il competitive non vedo l'ora appunto di osservare, di vedere le sfide e i primi tornei che si faranno anche in Italia quest'anno, e poi fino al mondiale ne avremo veramente tante da vedere. Un'altra mia passione sono i cecchini, e quest'anno sono tornati un po' anche lì indietro nel tempo, permettendo di fare delle belle cecchinate. Lo sniping quest'anno è molto bello da fare, è un po' complicato perché è sempre la sfida sniper contro mitraglietta o fucile d'assalto, è un po' impari, come è giusto che sia. A furia di pratica sicuramente c'è il potenziale per divertirsi e fare veramente qualcosa di bello. Le serie di Strix sono abbastanza classiche, non sono troppo overpower, quindi la cosa è molto buona. Hanno aggiunto quest'anno tra l'altro nelle modalità football, che è una sorta di uplink con i piedi a terra, e guerra, che è una modalità nuova che permette di esplorare pezzo per pezzo 3 mappe differenti, quelle che sono perlomeno al momento disponibili, in una sorta di campagna multiplayer online per arrivare all'obiettivo finale pezzo dopo pezzo. Una cosa abbastanza carina, e se si sta in compagnia è ottima da giocare. Se devo dire un paio di cose che ancora dovrebbero sistemare a mio avviso, sono i server, che dall'inizio di novembre non sono stati proprio al top, non hanno proprio reso al 100%, e un paio di armi, forse il bar ad esempio, che sono troppo utilizzate. Quando sono troppo utilizzate perché sono troppo forti, troppo sbilanciate, ma sicuramente già ho visto alcune patch che stanno rilasciando in questo periodo, stanno un po' sistemando e controllando tutto qua. Non penso di dover aggiungere altro per quanto riguarda il multiplayer, quindi lascio la parola al caro Dredd. Grazie Teo per aver parlato del multiplayer, grazie Gabbo per aver parlato del feeling che c'è col gioco, della differenza che c'è tra questo Call of Duty e quelli precedenti. Il video finisce qui, io potrei dire che questo COD si posiziona su 4 mele su 5. Nel corso del tempo ci saranno altre recensioni, altri video del genere, e faremo un po' una classifica e vedremo a fine anno poi quale sarà quello con le mele più alte. Spero che il video vi sia piaciuto.